dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Avvertiamo veramente con grande gioia questo incontro del Signore con i discepoli. Non erano i suoi discepoli, erano i discepoli di Giovanni, ma Giovanni non parlava di sé, parlava del Figlio di Dio che toglie i peccati del mondo. E allora vorremmo in questo momento dire: ma Signore, a quei due discepoli che hanno sentito parlare di questo agnello di Dio, seguono subito Gesù. E si gira Gesù, li fissa nel volto e poi dice: chi cercate? E se oggi Gesù in persona scendesse in mezzo a noi dicendo: ma chi cercate in questa Eucaristia? Chi cercate in questa Chiesa? E allora cominciamo a lasciarci illuminare da come la parola di Dio ha parlato. E nella prima lettura, vedete, è una scena toccante e direi gratificante, perché Samuele, che era restato ricevuto in dono da Anna, la madre, che aveva tanto desiderio di avere un figlio, alla fine il Signore le affida Samuele, il quale cresce subito nel Tempio, guidato e illuminato dal sacerdote Eli. E sentendosi chiamare più volte, dice: ma guarda, non ti ho chiamato io. Allora il sacerdote Eli: non possiamo fare a meno dei sacerdoti. Il Signore ha voluto entrare nel mondo attraverso i profeti prima, attraverso Gesù Cristo, e con Gesù Cristo gli apostoli e i sacerdoti e gli uomini di Dio. Ebbene, se ti sentirai ancora chiamare, dirai: parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Ma Signore, noi ci siamo sentiti mai chiamare da te? Riflettete per un momento. Beh, certo, nel cuore abbiamo sentito il desiderio di questa fede che abbiamo ricevuto, dell'educazione cristiana, del cammino che abbiamo fatto nell'inizio della nostra fanciullezza, della nostra adolescenza e poi nella nostra maturità, fino a dire: ma avete sentito che il Signore vi chiamava a diventare sposi? Se ci fosse qualche suora, ha sentito che il Signore l'ha chiamata a diventare consacrata o a me sacerdote? Sentite, ripensiamoci sopra, poi diremo: Signore, certo, non abbiamo sentito la voce come la sentì Samuele chiamare per nome, ma attenti, siamo stati chiamati per nome già dal giorno del battesimo. Ebbene, questo sentire la voce del Signore deve continuamente non farci sognare, ma accogliere il Signore come rispose Samuele al Signore: parla che il tuo servo ti ascolta. E allora Dio ha scelto di parlarci non sull'orecchio, ma ha scelto di parlarci attraverso la Chiesa, attraverso la sua parola, quella del Vecchio Testamento, che sempre ascoltiamo in ogni celebrazione eucaristica, e del Nuovo con Gesù Cristo, che ha detto: venite e vedrete. E la parola che abbiamo ascoltato oggi dalla lettera di San Paolo l'Apostolo ci interroga, ci provoca. Con che cosa? Con delle parole illuminanti, ma tanto nuove, perché dedicare una riflessione dell'Apostolo Paolo su il corpo: i vostri corpi sono membra di Cristo. Quanto diamo cura al nostro corpo?
Ed è giusto, perché il corpo è la custodia, lo scrigno di quell'anima che ha infuso Dio nel momento in cui si ricamava nel grembo di nostra madre. E ancora di più, quell'anima nella quale Dio ha infuso lo Spirito Santo quando siamo stati portati a battezzare. E difatti siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quante volte con il segno di croce, con la preghiera a Dio, pronunciamo questi tre santissimi nomi. Il Padre, che ci ha ricamato nel grembo di nostra madre, che ci ha fatto diventare figli. Gesù Cristo, che ci ha chiesto di seguirlo, come l'ha chiesto agli apostoli, chiedendoci sempre chi cercasse. Allora noi sappiamo di cercare il Signore, ma per cercare il Signore c'è bisogno anche di essere illuminati, come ci ha detto San Paolo, perché noi siamo, lui dice, siate lontani dalla impurità. Ma com'è possibile in un mondo così sporco, in un mondo così banale? Non sapete che i vostri corpi sono tempio dello Spirito Santo? E guardate, per capire che il nostro corpo è stato consacrato da Dio il giorno del battesimo, basterebbe riprendere il rito del battesimo, quando il sacerdote unge, no, tocca con le sue mani le orecchie, le labbra e gli occhi del bambino, dicendo si aprono presto le orecchie ad ascoltare la parola di Dio, si aprono i tuoi occhi a contemplare Dio, si apre la tua bocca a pronunciare il nome di Dio. E nello stesso tempo però ha ricevuto un'unzione il bambino, prima quella con l'olio dei catecumeni, perché si stava preparando per accogliere il mistero di Dio che avrebbe, si sarebbe immerso nella sua anima, e poi con il crisma per santificare questo corpicino che, libero dal peccato originale, diventava tempio di Dio. Signore, quante volte riusciamo a pensare che noi persone, con i nostri limiti, con la nostra umanità, ma con la nostra santità, siamo tempio tuo? E se Samuele sentì parlare il Signore nel suo tempio, nel tempio di Gerusalemme, noi allora diciamo, Signore, quanto siamo affezionati alla Chiesa, che è il tuo tempio, il luogo privilegiato della presenza del Signore, il luogo dove i cristiani si riuniscono per partecipare a questa realtà così grande del mistero che il Signore compie, che si dice venite e vedete anche in questa messa. Ma proprio per avere l'animo sgombro da tanta confusione, cominciamo a dire glorificate Dio con il vostro corpo. Tanto che c'è anche un atteggiamento esterno per manifestare il momento della preghiera, del raccoglimento. È il momento diverso dall'essere in piazza, dall'entrare nel tempio di Dio. Il corpo deve rivelare la spiritualità del nostro animo, deve unirsi al senso più profondo della contemplazione di Dio. Ma per glorificare con il nostro corpo Dio, non abbiamo bisogno di andare dall'estetista per togliersi le rughe o per, no, dipingere anche il volto. La custodia del nostro corpo nasce soprattutto dal non lasciarci travolgere dalla istintività di un corpo che cerca di far sfoggio non solo con le firme e con l'andare a cercare nelle boutique i vestiti migliori, ma con la custodia dell'intimità del corpo, che non deve denudarsi davanti a nessuno. Il santo pudore di Dio. E nello stesso tempo capire che dobbiamo essere gelosi anche della bellezza, nella misura in cui la contempli, non per ammaliare, non per far sentire agli altri che sei un corpo, ma che sei una persona, che sei un uomo, una donna, un giovane, una ragazza. Non sei un maschio e una femmina. E nello stesso tempo, allora, in questo momento raccogliendo, direi, il mistero di queste nostre persone,
che se ci specchiamo vediamo le rughe e ci angosciamo, vediamo la bellezza e ci esaltiamo, non ci piacciamo allo specchio e ci sentiamo abbattuti e amareggiati, ma la bellezza del corpo, la bellezza del volto nasce da una purezza interiore che farà sempre, sempre trasparire Dio che è dentro di noi. E Dio ci chiede di manifestarlo agli altri, contemplando i nostri fratelli e sorelle, i nostri figli, lo sposo e la sposa. Guardiamoli come dono di Dio, perché essi stessi ci trasmettono quell'amore che Dio ha infuso nei loro cuori, perché nasca un amore forte e gioioso e santo nel mistero del matrimonio. Nasca un amore forte e santo nella contemplazione dei genitori ai quali assomigliamo, ma non soltanto fisicamente, per l'educazione che ci hanno dato, per la venerazione che hanno avuto per le nostre persone e per l'onore che dobbiamo dare a loro. L'ultima battuta. Gesù dice: chi cercate? Ma dove abiti? Tante volte qualcuno ti invita, ma dove abiti se vuoi farmi salire a casa? Gesù risponde a quel dove abiti, venite e vedrete. E i discepoli, c'è una notazione molto importante, si fermarono con lui e restarono per tutte, erano le 4 del pomeriggio, restarono con lui. Signore, oggi siamo venuti alla messa e diciamo restiamo con te, almeno per una messa di 35-40 minuti, un'ora, e già forse ci stanchiamo. Loro rimasero il pomeriggio con il Signore. Signore, non vogliamo stancarci di stare con te, ma guarda, Signore, che tu vieni con noi, perché anche a casa vuole restare con noi. Notate, se nelle vostre case avete, ce l'avete sicuro, le date anche una venerazione, un'immagine del crocifisso, un'immagine della Beatissima e Santa Vergine Madre di Dio, di qualche santo che voi conoscete, il Signore resta con voi, perché guardate che il sacerdote quando andava nelle case diceva: entri con la mia persona, la presenza del Signore. Io dico: entra anche oggi con le vostre persone, nelle vostre case, la presenza del Signore, perché lo portate, la vostra persona dedicata, affettuosa, carica di spiritualità. Lui ha bisogno di entrare nelle persone e di conoscere il mondo. Anche sulla strada si può incontrare Dio, come lo incontrarono i loro discepoli. E il Signore sia permesso a voi di incontrare Dio lungo le strade, sia per le persone che salutate e incontrate, sia per quelle che incontrano voi, perché possano dire: mi ha detto un buongiorno che mi ha fatto capire che è il buongiorno di Dio per questa giornata difficile e faticosa.